facciamo subito, eh? A proposito di amore, e così va. Ti supererò, in amore andrò, molto più lontano dove tu stupore sei. Con le mani andrò dove sento il cuore che mi fa capire come stai aspettando me. Negli ultimi 5-6 mesi Barbara Cola è stata impegnata in un musical a Napoli sulla storia di Masaniello. Masaniello. Ma tu mica facevi Masaniello? No, io facevo la sua giovane moglie Bernardina. Bernardina. Ma Masaniello è stato un capopopolo, no? Un rivoluzionario, come si può dire? È stato un capopopolo che è vissuto nel 1647 e la sua storia è molto breve, 10 giorni di rivoluzione. Si era ribellato? Si era ribellato per una tassa sulla frutta. Il governo spagnolo aveva deciso di tassare il popolo. In fondo ancora. Le cose 300 anni dopo non sono cambiate molto, la gente si lamenta sempre delle tasse. Comunque Masaniello poi mi pare che
Sì, il potere cercò di corromperlo. Il potere, i nobili insieme al viceré spagnolo dell'epoca tentarono di corromperlo nominandolo duca di San Giorgio. Lui rifiutò questa nomina e allora loro decisero di propinargli un veleno durante una festa a corte che lo rese impazzire, e il popolo da che gli era amico gli si rivoltò contro uccidendo. Io ho visto lo spettacolo a Napoli, c'è il finale del primo tempo dove Bernardina, la moglie di Masaniello, prega la Madonna per la salvezza del suo uomo. Del suo uomo. Per Masaniello. La salvezza di Masaniello. Adesso ascoltiamo questo pezzo, ti accompagnerà il nostro pianista conduttore Alessandro Guisi. Barbara Cola. Meritatissimo questo applauso per Barbara Cola, bolognese che hai cantato in napoletano. Napoletano, napoletanissimo. Ma chi te l'ha insegnato? A vivere lì. A vivere lì, 2 mesi, 3 mesi. Ciao Barbara, ciao, in bocca al lupo.